Con Andrea Fratini, il portiere del San Patrick, è finito il primo tempo che vi vede in vantaggio nei confronti del condominio.it 2-1. Partita difficile, molto equilibrata. Voi molto più, sembrate molto più cattivi in campo, però forse troppo spreco davanti. Sì, forse qualche spreco davanti, magari nel recuperare palla non ritornano subito i ragazzi, però riescono comunque sia a coprire dietro, poi i miei richiami, e riusciamo a portare a casa la forza della partita, dai. Che cosa è mancato secondo te alla tua squadra nel primo tempo, e soprattutto che cosa ti preoccupa di più per il secondo tempo, che comunque rimane una partita totalmente aperta ancora? Sì, la partita è totalmente aperta e loro comunque sia vengono a pressarci subito. Sono molto alti, infatti io richiamo sempre l'uomo più alto per me, ma non mi stanno troppo a sentire, e rischiamo così di perdere palla a centrocampo e loro in tre davanti ci potrebbero bucare. Però le statistiche stanno a parità, nel senso ogni tiro quasi tutte reparate. Diciamo anche sostanzialmente un primo tempo che finisce in vantaggio 2-1 nei vostri confronti, anche per merito di alcuni interventi tuoi decisivi. Sì, direi che qualche intervento mio è stato molto incisivo nel parare, e spero che continuiamo così, e spero ancora di parare e non far nulla di cazzato. Grazie a Fratini per la cortese intervista, e noi ti auguriamo in bocca al lupo per il secondo tempo. Previ il lupo. Ciao.